Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Sigarette più care, fumatori arriva la stangata. È questo uno dei principali argomenti di cui si parla da ieri su tutti i social network. La stangata è arrivata proprio oggi, mercoledì 20 aprile. È iniziata in Italia la prima fase di aumenti dei pacchetti di sigarette. Fumare è sempre più caro, se ne parlava da almeno 6 mesi e alla fine sulle sigarette sono piombate altre tasse. Stavolta la direttiva è firmata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze guidato da Piercarlo Padoan e prevede un prelievo aggiuntivo di 0,54 euro per chilo di tabacco commercializzato. Il conto è presto fatto, in Italia si vendono e acquistano tra i 30 e i 33 milioni di chilogrammi ogni anno, il che significa che il gettito aggiuntivo previsto viaggia tra i 16 e i 18 milioni di euro. Al di là dei tecnicismi, ciò che più conta è che quest'ultimo intervento andrà a premere sulla fascia low cost di sigarette, quelle che costano intorno ai 4 euro. Se i produttori non riusciranno ad assorbire le maggiori imposte, ai fumatori verrà chiesto di sborsare tra il centesimo e i 10 centesimi in più. Si è però voluto mantenere un equilibrio, un forte aumento del costo delle bionde di fascia bassa infatti avrebbe fatto schizzare all'insù la percentuale del contrabbando e quindi a fine anno azzerato i benefici per l'erario. Chi acquista infatti le sigarette meno costose di fronte a un aumento o smette di fumare o si rivolge al mercato nero. Dietro l'aumento appena deciso dal MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci sono anche altre logiche molto complicate e legate alle lobby. Poche settimane fa è scattata la nuova aliquota fiscale per i prodotti di fascia media e alta. L'aumento è frutto di un automatismo introdotto nel dicembre 2014. Con quella norma si erano salvate dall'aumento fiscale tutte le sigarette a basso prezzo, motivo per cui sono scattate le pressioni da parte dei produttori interessati perché il governo pareggiasse i conti. Questa evidente asimmetria tra la tassazione delle sigarette più care e quelle a basso prezzo ovviamente non è sfuggita ai tecnici del tesoro. Così 10 centesimi in più per pacchetto di sigarette low cost sono bastati per trovare il punto di equilibrio. Ma soprattutto non si può ignorare la teoria dei vasi comunicanti. Se si alza da un lato, dall'altro il gettito cala, perché cresce il mercato nero. E alla fine l'unica cosa che interessa allo Stato è far cassa. I primi prodotti a essere colpiti saranno quelli della Philip Morris, che subiranno un rincaro di 20 centesimi su Marlboro, Merit con pacchetto morbido, Chesterfield e Diana. Nei prossimi giorni non sono esclusi adeguamenti dei prezzi per tutti gli altri pacchetti della stessa entità. Restano invariati i costi del tabacco trinciato, per il momento. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.